Questa iniziativa nasce in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, quindi non è una festa, ma è proprio un momento di ricordo, di riflessione. E questa iniziativa nasce proprio in concomitanza con questa giornata, ma si svilupperà per tutto l'anno, e in particolar modo durante il mese di marzo, perché quest'anno è una ricorrenza particolare, perché la Giornata Internazionale della Donna compie 100 anni, è stata istituita nel 1925, e l'idea proprio di chiamare questo mese, questa ricorrenza, l'8 sempre, vuole proprio indicare l'attività che molte donne, che la maggior parte delle donne svolgono quotidianamente, proprio un'attività anche di, come dire, di impegno, di resistenza, di riflessione sul tema anche delle pari opportunità, delle politiche di genere, quindi un'attività che non può ridursi in un'unica giornata, ma che deve come dire, accompagnare l'attività del Comune di Rimini per tutto l'anno, quindi che vuole offrire alla cittadinanza la possibilità di una riflessione più ampia. La pandemia ha rivelato ancora di più il divario di genere, tuttora esistente, dal gap salariale a una condizione anche di maggiore difficoltà in cui si sono ritrovate le donne. Pensiamo a tutta l'attività di cura che le donne si sono ritrovate a dover svolgere durante il periodo del lockdown e della pandemia, che ha pesato soprattutto su di loro, e quindi noi vogliamo sottolineare ancora una volta con forza le difficoltà in cui le donne si trovano e attivare una riflessione per tutti, perché le tematiche di genere, le politiche di genere, le pari opportunità non sono un problema solo delle donne, ma sono un problema che riguarda tutti quanti. E tant'è vero che durante questo periodo e queste iniziative che abbiamo messo in campo ci sarà anche una camminata degli uomini, una camminata che è stata proprio un'iniziativa promossa dagli uomini, dall'Associazione Cambiamenti e dal nostro Centro per Uomini Maltrattati di Re Uomo, che vuole essere una camminata non tanto a sostegno delle donne, perché le donne, come dicevate, insomma, si sostengono da sole, lottano da sole con grande forza e energia, ma vuole essere proprio una riflessione che parte dagli uomini, una riflessione su di sé, sulla condizione maschile, una camminata anche in rappresentanza di quel mondo maschile che vede nelle pari opportunità un tema fondamentale che appunto non riguarda solamente le donne. Quindi iniziative per il mese di marzo, ma iniziative per tutto l'anno, che saranno comunque una costante di questa nuova amministrazione del Comune di Rimini.